Beh, magari è mancata un po' di lucidità nell'andare a fare gol. Abbiamo preso anche nuovamente un pallone traversa che a volte può far cambiare la partita in un certo senso. Devo dire che abbiamo anche attaccato poco bene, secondo me la porta la potevamo fare meglio, specialmente con centrocampisti all'esterno, però contento della gestione della gara, magari un po' meno del finale, perché poi si rischia con una palla buttata lì di prendere un gol ingenuamente e perdere 3 punti importanti. Mancano un po' i gol dei centrocampisti, questo sì, devono essere un pochino più bravi a inserirsi. Hanno avuto anche altre occasioni o altre situazioni per poter far male gli avversari, però su tutti in porta 20 volte e c'è il 73% di possesso palla. Manca un po' di precisione, cosa posso chiedere di più? Se non avessimo mai tirato in porta e fossimo stati attaccati sotto la nostra traversa, posso capire che ogni preoccupazione ci sarebbe. Io non sono preoccupato, sono convinto che si possono migliorare. Il fatto di aver fatto modificato forse mi sembra 6 giocatori dall'ultima gara, ho fatto giocare oggi e sicuramente farò altrettanto forse col Bologna, non lo so, per arrivare sempre un pochino più freschi e lucidi e per coinvolgere più che il singolo una squadra. E questo è il lavoro più importante che stiamo facendo in questo momento. È ovvio che vorrei maggiore incisività sotto porta ed è quello che manca, però sottolineate anche il fatto che la Roma è la miglior difesa del campionato e spesso con le migliori difese si ottiene qualcosa di importante.